quest'oggi, cari amici, avremo un ospite. Apriremo la rassegna stampa all'insegna anche della musica, della cultura, dell'intrattenimento. E un ospite molto speciale, un amico, potremmo anche dire, di Caffè TV 24, il direttore artistico Federico Pupo, che ci raggiungerà intorno alle 8. Federico Pupo, che è stato nostro ospite già in occasione degli incontri di Asolo Musica all'Auditorium Lo Squero proprio l'anno scorso della Fondazione Cini, dove si è parlato appunto di quella ricca rassegna di 12 appuntamenti che si era tenuta dal 4 giugno al 17 dicembre, sempre con la direzione artistica del nostro ospite. Ma quest'oggi parliamo di una nuova fase con il Festival Internazionale appunto di Musica da Camera, con sempre incontri asolani, che aprirà proprio il sipario da venerdì 1 a venerdì 15 settembre 2023 in una nuova ambientazione suggestiva, quella della chiesa di San Gottardo ad Asolo, un borgo veramente suggestivo che è stato teatro di un passato anche glorioso, che ritrova nuova linfa in questa edizione 2023. Intanto buongiorno e bentornato. Buongiorno, bentrovati. È proprio vero, è un borgo straordinario, la città dai mille orizzonti, come straordinaria la chiesa di San Gottardo, dove per tradizione si svolgono gli incontri asolani. Uno scenario che è composto quindi da una ricca rassegna che vedrà ospiti nazionali e internazionali che si alterneranno su un palcoscenico veramente di eccellenza, è così? Sì, infatti, come tradizione gli incontri asolani sono gli incontri tra un pubblico e artisti. Gli artisti di fama internazionale, ma anche i giovani musicisti che iniziano una carriera artistica provenienti da accademie internazionali, oppure come il caso del 5 settembre, il vincitore del concorso internazionale pianistico Busoni. Per tradizione il primo concerto dopo il concorso avviene proprio a San Gottardo, ad Asolo, durante gli incontri asolani. Quindi giovani leve, giovani generazioni che incontrano grandi artisti, come troviamo Boris Petrushansky, questo importante pianista russo che vuole fare un omaggio a chi? A un grande artista per il quale noi ricordiamo i 150 anni della nascita, Sergei Rachmaninoff, grande compositore che ha avuto come strumento prediletto appunto il pianoforte, e a lui è dedicato questo festival, il festival di quest'anno. È vero, Asolo, un borgo straordinario scelto da moltissimi artisti proprio per le sue caratteristiche, e uno di questi artisti è Bruno Giuranna, questo grande musicista, grande violista, che ha scelto Asolo come città adottiva e che compie quest'anno 90 anni peraltro, e al quale verrà data la cittadinanza, finalmente la cittadinanza onoraria della città di Asolo, che concluderà i festival come tradizione assieme a giovani artisti, una giovane compagine cameristica, il Trio Rinaldo, che si esibirà sul palco del San Gottardo con questo padrino di eccellenza Bruno Giuranna. E proprio l'importanza di raccontare un grande passato con rivisitazioni, no? Che fanno sì che ci sia proprio un melting pot che trova nelle ambientazioni anche un nuovo modo di raccontarsi, perché vediamo che il patrimonio del passato attraverso i giovani può trovare anche un nuovo modo espressivo, possiamo dire anche questo? Ma non c'è dubbio, è il caso di questo progetto speciale sempre dedicato a Rachmaninoff. L'esecuzione della musica da camera vocale ad opera di quattro giovani cantanti e quattro giovani pianisti, che sono allievi dell'Accademia d'Arte Lirica di Osimo e dell'Accademia Pianistica di Imola. Giovani che affrontano un repertorio meraviglioso, purtroppo poco conosciuto, ma di rara esecuzione, ma assolutamente eccezionale. Come il concerto iniziale invece è dedicato a Johannes Brahms, 190 anni dalla nascita, altro grande, immenso compositore, e qui abbiamo un gruppo di artisti guidati da Kyoko Takezawa, questa violinista giapponese meravigliosa, insieme a un gruppo di amici che esploreranno la musica di Brahms dal duo violino pianoforte fino al sestetto.
E quando si parla, lei ha usato un termine, esplorare, esplorare la musica, esplorare nuovi luoghi, esplorare il patrimonio. Come trova quindi attuazione in questa nuova versione della vostra rassegna? Ma per esempio proprio con il concerto del 12 settembre, Ballet Suite, l'ensemble Metamorphosis, che cosa eseguirà? Eseguirà due capolavori della musica di tutti i tempi, che sono il Romeo e Giulietta di Sergei Prokofiev e Petrushka di Igor Stravinsky. Sono due composizioni originali per orchestra. Qui c'è una rivisitazione, una trascrizione per un sestetto composto da flauto, violino, violoncello, pianoforte, clarinetto e arpa. Una rivisitazione, una trascrizione originale con sei meravigliosi artisti che riproporranno queste pagine famosissime, ma in una veste assolutamente nuova e originale. E trovare appunto una veste nuova è in grado anche di avvicinare un pubblico magari non solo di esperti o di appassionati, ma potremmo dire anche dei curiosi che amano magari appunto scoprire? È esattamente così, la musica è un linguaggio che non ha bisogno di una grande preparazione, ha bisogno soltanto di una frequentazione e l'occasione di poterla frequentare. E quindi ecco che il festival è fatto per giovani, da giovani, per un pubblico di qualsiasi età, anche perché i generi che noi presentiamo sono veramente i più diversi. È vero, creiamo delle occasioni perché la musica è sempre giovane e si rinnova ogni volta che viene eseguita e naturalmente che viene ascoltata. E proprio il fatto di rinnovarsi fa proprio anche parte, potremmo sì, di ritrovare proprio una sorta di fil rouge anche con le notizie ovviamente del palinsesto della rassegna stampa di questa mattina, dove sappiamo che proprio al centro del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ci sono le riforme, la ripresa, il trovare un nuovo modo di raccontare e incontri proprio a Asolani. Rappresenta questa volontà di parlare in un nuovo modo alle generazioni anche future, però mantenendo quel legame forte con il passato che trova anche un modo in metamorfosi, sì, di raccontarsi. E proprio quando si parla anche di Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza abbiamo un aspetto fondamentale, quello della cultura. E come rivive quindi la cultura in Incontri Asolani? Allora, non c'è dubbio, il termine resilienza, che è un termine moderno, in realtà è un atteggiamento, è un modo di porsi che è sempre stato insito nel mondo dello spettacolo dal vivo e della musica, oltre che del teatro, della danza. È un luogo, un mondo che si rinnova sempre e continuamente, e quindi quando parliamo di cultura parliamo di una necessità dell'uomo che non di solo pane vive, ma anche di un'esperienza spirituale come quella dell'esperienza artistica. Ecco che dunque è una necessità che Asolo con umiltà propone e crea queste occasioni proprio perché, ripeto, è un'esigenza assoluta dell'uomo, dell'umanità, quello di consumare anche il momento culturale in una comunità che è quello dello spettatore insieme all'artista. E il fatto di trovare anche da una parte un nuovo modo di raccontare un patrimonio come quello musicale, con le diverse sfaccettature interpretative, anche sì performative, perché la musica è portare proprio su un palcoscenico un racconto fatto di note, di strumenti e di professionisti del settore, trova anche un'ambientazione che parla di uno dei borghi più belli d'Italia. Ma sì, ma non c'è dubbio, è proprio così. E d'altra parte ricordiamoci che la musica, ma non solo la musica, anche il teatro, ma anche l'architettura, la poesia, insomma qualsiasi forma espressiva si nutre del passato e si rinnova sempre e guarda al futuro. Quindi è veramente impossibile pensare che qualcosa di fermo, di stantio, è sempre qualcosa che si evolve sempre nella espressività nel momento in cui si realizza. Non possiamo immaginare che la cultura in generale, la musica in particolare,
particolare sia qualcosa di fermo, qualcosa che si muove sempre continuamente, ripeto, nutrendosi di quello che è il passato, e all'interno di un luogo straordinario come San Gottardo, che è in una, alla periferia di un borgo che guarda i 100 orizzonti, e quindi che vuol dire uno sguardo veramente sull'universo. E quello sguardo sull'universo parla anche di personaggi veramente importanti, non solo per la musica, ma anche per il teatro, come è stato definito l'incantevole borgo medievale di Eleonora Duse e Gianfrancesco Malpiero. Cosa ci dice, direttore? Ma allora, sulla Duse si stanno preparando i fuochi d'artificio, perché l'anno prossimo sarà l'anniversario di questa grande straordinaria interprete che ha onorato l'Italia. Per quanto riguarda Malipiero, 50 anni dalla morte, grande compositore, grande didatta e grande esploratore del passato, un musicologo che ha riportato in luce un patrimonio italiano e veneto della musica, basta citare Monteverdi e Vivaldi per comprendere la grandezza di questo uomo che, appunto, come dicevo prima, si nutriva del passato per costruire la composizione del presente e guardare al futuro attraverso la didattica. Stiamo celebrando questo grande musicista, che ha anche lui ha adottato Asolo come propria città, e San Gottardo è a fianco della sua casa museo, la casa Malipiero. Abbiamo già realizzato alla fine di luglio e il primo agosto, che era l'anniversario della sua morte, un ciclo di eventi che continueranno fino a dicembre insieme agli Amici della Musica di Padova, che prevede appunto l'esplorazione di tutto il patrimonio musicale di questo grande musicista, ad esempio con l'esecuzione integrale dei quartetti, grazie al Quartetto di Venezia, che vivrà nei luoghi vissuti da Malipiero: Asolo, Padova, Treviso, Venezia. Tutte realtà meravigliose che parlano della nostra magnifica regione, una regione di eccellenze, una regione in grado di attrarre sotto diversi punti di vista. Ma ritornando così ad Incontri Asolani, sono 6 le giornate, ma adesso vogliamo sapere come è nato quindi anche questo ricco palinsesto. Ma come nasce? Nasce ragionando, guardandosi intorno, leggendo, studiando, esplorando. Naturalmente gli anniversari sono sempre un ottimo pretesto. L'anniversario di Rachmaninoff era un ottimo pretesto per poter farcire gli Incontri Asolani con dei contenuti che vogliono coniugare un repertorio estremamente popolare, ma anche un repertorio più raro, quindi un repertorio che accontenti un gusto del pubblico, ma anche con il coraggio, devo dire, di presentare delle novità o dei repertori desueti, come appunto accennavo prima, i canti, la musica vocale da camera di Rachmaninoff, e guardandosi intorno e cercando di creare le relazioni con altre istituzioni, come nel caso di 2 istituzioni assolutamente straordinarie, italiane ma di valore internazionale, come sono gli Incontri con il Maestro, l'Accademia Pianistica di Imola e l'Accademia d'Arte Lirica di Osimo. E questa vocazione internazionale è una vocazione che parla di nomi prestigiosi, di un panorama che vuole tessere veramente una rete che porta nel nostro Veneto delle vere e proprie eccellenze. Ma non c'è dubbio, la musica non ha confini. La musica non ha confini. Quando noi parliamo di un festival o di una rassegna internazionale, non è necessariamente perché ospita musicisti non italiani, ma perché i musicisti presenti hanno un valore internazionale, e quindi gli Incontri Asolani, e quindi la rassegna per Malipiero, e quindi, l'abbiamo citato prima, i concerti allo Squero sono concerti aperti al mondo con esecutori veramente straordinari che presentano un repertorio conosciuto, repertorio popolare, repertorio che è frequentato dal pubblico, ma anche repertorio raro, perché dobbiamo anche creare delle opportunità per proporre dei piatti nuovi in questa platea di menù il più variegato possibile. E quindi cosa si deve aspettare il pubblico per questa nuova edizione? Divertimento puro,
immergersi e lasciarsi andare dalla musica e lasciarsi andare da ciò che la musica scatena nei nostri pensieri e vivere di queste emozioni. E se dovessimo fare un invito quindi a tutti i potenziali telespettatori di questa nuova edizione di Incontri Asolani, con le parole del suo direttore artistico. Prendetevi un po' di tempo, fermatevi, salite ad Asolo per tempo, visitate il borgo, è meraviglioso, se è una bella giornata vedrete un panorama assolutamente senza fiato e poi entrate a San Gottardo a nutrirvi di musica meravigliosa. E quindi arte, cultura, patrimonio, ma anche futuro, perché è una rassegna che guarda ai giovani, che guarda alla promozione del territorio, che guarda al passare uno scettro che parla appunto di relazioni, che parla di professionisti, che parla di impegno per questo racconto. Ma non c'è dubbio, è un impegno costante, ripeto, la resilienza per noi è un termine che abbiamo sempre in qualche modo onorato. Naturalmente dobbiamo creare le condizioni perché queste manifestazioni siano sostenibili e lo sono grazie all'apporto, ricordiamolo, dell'ente pubblico, il Ministero, la Regione in primis e poi di tante aziende che sempre più sposano l'evento culturale per rappresentare il proprio marchio, non tanto per vendere una bottiglia di vino in più o qualcos'altro o qualche altro oggetto, ma per rappresentare la propria operosità, la propria dinamicità anche come aziende attraverso quello che è un patrimonio culturale, architettonico, enogastronomico e anche musicale. E quindi Incontri Asolani è un vero e proprio viaggio. Un viaggio nella bellezza, un viaggio di scoperta, un viaggio di cultura e anche, potremmo dire sì, un'experience di territorio e delle sue eccellenze. Ma non c'è dubbio, è anche un modo poi di reincontrarsi, è un modo per ritrovarsi a San Gottardo come negli altri luoghi dello spettacolo, dello spettacolo dal vivo, è anche un momento sociale estremamente importante, si incontra l'artista e la sua musica, ma si incontrano anche gli amici con i quali si condividono queste esperienze, come quando ci si trova a tavola assieme degli amici a gustare delle pietanze o dei vini meravigliosi. In questo modo noi andiamo a nutrire l'anima, diciamo, come dicevamo prima, assieme degli amici. E quindi l'appuntamento è dal 1 al 15 settembre con il Festival Internazionale di Musica da Camera con Incontri Asolani. Un grazie quindi speciale al direttore artistico Federico Pupo, è sempre un piacere averla con noi e quindi ci diamo appuntamento il 1 di settembre e dopo ovviamente anche per il 2024. Ma non c'è dubbio, grazie a Caffè TV24 e vi aspettiamo ad Asolo.